Dunque, ragazzi, io non so che cosa aspettarmi da questa situazione fra Flacca e Toto, ma quanto si conoscono questi due? Fratello minore quasi. Sì. Non lo vedo da 15 anni, però. Il suo film preferito? Insomma, col mio 0-1, dai, facile. Un film impegnativo, direi Tre uomini in una gamba. Era il secondo, quello. Lo sapevo. Vuoi rispondere tu? The Wolf of Wall Street. Era facile. Era facile. Cominciamo con un colpo basso. Me l'aspettavo. Che forse. Forse siamo più. Un simbiosi. Il cocktail qua. Preferito, dai. Ne avrai mai offerto da bere a sto ragazzo? Prendo solo quello, dai. Su. La sicone. Ehi, gin tonic. Bravo. Molto bene, molto bene. Qua vedi che qua, no, qua non sbaglio. Qua non si sbaglia. Il piatto di cui è king. È il king. Beh, come tutti gli italiani dicono che la sua carbonara è la migliore. Anch'io lo dico. Anche perché è l'unica che cucino, esatto. Non è che non ho altro. Ne ho fatto una volta una carbonara e una pasta in bianco, quindi mi sono buttata su quella un po' più difficile, dai. Chi è la sua icona di stile? Questa mi sono presa un po'. Facile una licenza poetica. Peppe Poeta. Proprio senza ombra di dubbio, questa proprio. Questa è la più facile, domanda la prima più facile volta, in assoluto. La prima volta che l'ho visto è arrivato così. Su Instagram addirittura hai sfoggiato un dolce vita, insomma. Sì, ormai, ma io lo taggo quando metto delle foto, cioè dico pensando a Peppe Poeta ormai. Cioè, pensa a te. Quando unica, pensa di vestirsi bene, esatto. Tagga Peppe. Unica icona di stile è Peppe. Molto bene, molto bene. Quante volte è stato eletto miglior under 22? Se non mi sbaglio, 2. Che cavolo però. 3. Non stai andando benissimo. Questa, guarda, questa è proprio facile. Ho rubato 3 titoli. No. C'ero solo io. Ecco. No, ma c'è dell'amore, eh. Certo, quelli giusti. Ultima. Vai. Quali altri sport, oltre alla pallacanestro, gli piacciono? Guarda. Allora, io so che ce ne sono. Io so che ce ne sono. Non mi ha mai battuto, però direi calcio. Ok. L'altro, non so, forse il tennis. Ok, io so che ce n'è anche un altro, però se non sbaglio. Dai, pensaci. Ci penso. Pensaci. Questo. Scacchi di solito. Se non lo vedi, sei un ragazzo così. Non è che scacchi non è proprio credibile. Era il golf. Dai, ho comprato anche lui la. Lui fa un po' così di tendenza. Sì, ma non l'hai mai usato? È vero, l'ho comprato. C'è ancora lì il solaio. Cioè, e Peppe, hai ragione, Peppe dovrebbe più, valere doppio. Più profondi, sono. Ok. Senti, Flacca, è il mio tuo turno. Il suo nome completo? Andrés Pablo. Fai finta Toto che. Toto l'abbiamo aggiunto noi, Corrai. Fai finta di non saperlo anche. È arrivato in Italia per giocare nel settore giovanile di quale squadra? Oh, se sa questa. No, ho due opzioni. Mago. Messina. O oh. Forlì. Scegli te. Scegli, è 50-50. No, Messina. Sì. Boh! No? Messina? Sì, sì. Sì, che bravo! Lo volevo fregare, però. 2-2. Bravissimo! E invece sui figli, quanti sono, quanti anni hanno e come si chiamano? Celeste e Samuel. E che hanno? Samuel 4 anni e Cele 3. Bravo, bomba qua, bravissimo. Sono lo zio, cioè questo devo saperlo. Sei lo zio Flacca. Zio Flacca, sì. Pensa a te. Dov'è conosciuto la moglie Alessandra? In un bar a e Forlì. Ha specificato, è stato bravo. Bravo qua, eh. Sì. La sua squadra del cuore in Argentina, il calcio. Racing. Il Racing. Dai, che è quello. Il Platense. No, non l'hai cambiata. Il Racing. Sicuro. Vero?
Facilissima. Facilissima. Bravo. Questa, madonna. La canzone preferita? No, no, no. Nostra o sua? Boh. Beh. Nostra, Vacaciones. E sua, ragazzi. Come fa Vacaciones? Yo no necesito vacaciones, ni dolore de cabeza. Solo me gusta amigos y un traito de cerveza. Basta, dai. Bravi, bravissimi, direi che con questa possiamo chiudere questa bellissima intervista. Flacca è il nostro vincitore. Grazie. Andiamo a ripetizioni di Flaccadori. Se sei conciato così, va bene. Forza ai giovani. Bravo, bravo anche te comunque. Bravi. Bravo.